opera dal 1962. Produce mediamente 250.000 tonnellate di zucchero made in Italy, coltivando attraverso i circa 5.700 soci oltre 30.000 ettari di bietole nel bacino produttivo dell'Emilia-Romagna e del Veneto, ai quali si stanno aggiungendo altre superfici in regioni diverse, dando lavoro a circa 270 dipendenti, oltre ad altri 300 stagionali. È la cooperativa Produttori Bietticoli con sede a Minerbio, dove si trova anche uno dei due ultimi zuccherifici italiani ancora in attività, visitato lo scorso 5 febbraio da una delegazione dei giovani di Coldiretti Emilia-Romagna. Una giornata per fare il punto su un settore nel quale Copro B, che ha anche un secondo zuccherificio nel Padovano a Pontelongo, ha investito importanti risorse per acquisire e modernizzare gli stabilimenti di produzione, certificare le produzioni secondo una precisa logica di filiera, integrata e sostenibile, e diventando, attraverso il marchio Italia Zuccheri, l'unico soggetto in grado di commercializzare zucchero realmente made in Italy, compreso lo zucchero grezzo e la versione biologica, proposti non come commodity, ma come prodotto che assume anche aspetti etici, sociali, economici ed ambientali. Un ettaro di bietola assorbe la stessa quantità di CO2 di un ettaro di bosco. Un settore che registra comunque delle difficoltà, spiegano a Copro B, che con la cancellazione delle quote ora mette in concorrenza lo zucchero europeo derivato dalla bietola con quello del mercato mondiale derivato dalla canna da zucchero, con quotazioni decisamente ridotte rispetto al passato, oltre al peso dei maggiori costi di produzione italiani rispetto, ad esempio, ai concorrenti europei Francia e Germania. La coltura della bietola non è facile, spiegano gli agricoltori, tuttavia non solo è importante nella rotazione aziendale, ma fornisce anche un'alternativa a colture non più remunerative. Soprattutto nella produzione di zucchero biologico made in Italy, praticamente unici in Europa, che punta a superare i 2.000 ettari di bietola per ritagliarsi una fetta di mercato di rilievo, dando opportunità alle imprese agricole di realizzare una produzione lorda vendibile e appetibile. Da qui l'appello di Coldiretti per un piano di filiera dello zucchero italiano sostenibile, una revisione della politica europea sulle quote di produzione e il netto no alla sugar tax, che rischia, spiega Coldiretti, di gravare i costi industriali di molte imprese, attaccando un prodotto che, se inserito in una dieta equilibrata, apporta importanti valori nutrizionali. E perché, nonostante le difficoltà del mercato, conclude Coldiretti, la produzione di bietole può ancora essere un'opportunità per certe aziende agricole. È stato per secoli il modo per conservare la carne, soprattutto per il periodo invernale e fino a pochi decenni fa anche un prodotto tradizionalmente legato alla cultura della famiglia contadina. Stiamo parlando del salame e delle carni insaccate prodotte in casa, una tradizione alimentare riproposta al mercato di campagna amica di via Montebello a Ferrara. Abbiamo fatto una piccola dimostrazione, abbiamo fatto un pochino di salsiccia e un po' di salame all'aglio, prodotti che noi facciamo giornalmente in azienda. Abbiamo macinato la carne, l'abbiamo impastata con il sale, il pepe e un pochino di aglio e poi l'abbiamo insaccato, abbiamo fatto l'insaccatura e la legatura del salame all'aglio, che è un prodotto tipico ferrarese. Tutti i nostri prodotti sono senza conservanti, quindi proprio solo sale, aglio, pepe e un pochino di vino dove serve, e fatti con suini che sono allevati, cresciuti ed allevati a Codrea nella nostra azienda, nel nostro allevamento, alimentati con alimenti naturali provenienti dai nostri terreni, dove coltiviamo mais, orzo, soia, per fare proprio anche la farina e l'alimentazione dei suini, che vengono poi lavorati in azienda e venduti tutti come vendita diretta, direttamente, quindi più chilometro zero di così si muore. La gente al giorno d'oggi vediamo che è molto interessata a questo tipo di prodotti fatti naturalmente, come si facevano una volta, che hanno bisogno di moltissime attenzioni per poter essere fatti, ma che però ti danno, quando li vai a mangiare, una soddisfazione in più, e poi sono una salubrità che è letteralmente importante al giorno d'oggi. Ecco. Noi in azienda produciamo come si faceva una volta, ma con gli accorgimenti sanitari del giorno d'oggi, quindi abbiamo cercato di fare un mix delle due cose, non mettere prodotti chimici per facilitare la produzione, ma comunque di mantenere un ambiente altamente pulito per fare prodotti sani con le norme che sono moderne. Ecco.
Oggi abbiamo organizzato un'iniziativa per poter, diciamo, attirare un po' di pubblico più curioso. Facciamo i salami. Ci saranno alcuni figuranti che verranno appunto dal Palio a distribuire degli assaggi legati ai dolci tipici del carnevale e al pasticcio ferrarese, che è una ricetta tradizionale appunto del periodo del carnevale, della tradizione di Ferrara, insomma. Il mercato di Campagna Amica di Via Montebello è aperto il martedì, il giovedì e il sabato dalle 8.30 alle 13.30, un mercato coperto che a 9 mesi dall'apertura registra un bilancio positivo. Sta crescendo, abbiamo diverse iniziative appunto in ballo per poter appunto invogliare una nuova clientela a raggiungerci e soprattutto cerchiamo di fare iniziative per attirare un pubblico giovane anche che abbia piacere di assaggiare proprio i nostri prodotti. La storia di Comacchio è legata al sale fin dall'antichità. Si tratta di un percorso molto travagliato per i continui attacchi e tentativi di conquista dovuti alla posizione strategica di Comacchio lungo la via del commercio e alla preziosa presenza delle saline per la produzione dell'oro bianco. Nel secolo scorso la salina è stata ampiamente sfruttata per la produzione di sale, fino al 1984, anno in cui il Ministero delle Finanze ne decise la chiusura per i costi divenuti troppo elevati rispetto ai ricavi ottenuti dalla produzione. Da allora la salina è stata abbandonata fino ad un progetto Life Natura 2000 effettuato dal 2000 al 2005 per la rivalorizzazione ambientale che ha portato ad un parziale recupero dell'area. È nel settembre 2015, tuttavia, che il Comune di Comacchio, il Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna e CADF SPA, l'Acquedotto del Delta, hanno stipulato una convenzione per la gestione, la fruizione e la riqualificazione dell'area, unendo gli intenti, le competenze e le risorse per ridonare questo suggestivo territorio di inestimabile valore, sia storico che naturalistico, ai cittadini locali e ai turisti. La salina di Comacchio è una delle aree naturalistiche del parco del Delta del Po più suggestiva, direi che hai usato proprio l'aggettivo più adatto. È ricca di tradizioni, di storie, ma è anche un ecosistema molto particolare, quindi va gestito con molta cura, come tutto il parco, ma in particolare anche quest'area. Organizziamo quindi all'interno della salina delle attività che abbiano il minimo impatto nei confronti dell'ambiente, ma che permettano ai turisti, ai visitatori e ai cittadini di viverlo a pieno. Quest'idea dei concerti nasce insieme ad Eufonie e al Comune di Comacchio e fa parte di una serie di concerti che si svolgono al tramonto in salina e all'alba nelle spiagge dei Lidi, e abbiamo scelto insieme appunto ad Eufonie dei musicisti che siano particolarmente adatti a questo tipo di ambiente. E tutti i turisti che hanno assistito anche stasera a questo evento si sono resi conto di questo, perché addirittura proprio gli uccelli, i fenicotteri in particolare, ma i Cavalieri d'Italia, volano proprio sopra i musicisti e rispondono alla musica, perché ovviamente la musica non è particolarmente amplificata, quindi non disturba, anzi li incuriosisce. E questo però è il frutto di 3 anni di sperimentazione all'interno della salina, proprio per avere questa serie di attività il meno impattanti possibili. Ecco, una salina che fa parte dunque del Parco del Delta del Po, che ha ricevuto già da qualche tempo questo riconoscimento MAB UNESCO, Man and Biosphere. Ecco, quindi voi siete la dimostrazione del fatto che c'è un vero rapporto, un rapporto tra uomo e natura, l'uno dipende quasi dall'altro e questo è il risultato che ne emerge. Sì, proprio perché la salina è un ecosistema particolarmente delicato e per mantenere questo ecosistema la gestione da parte dell'uomo è costante, quotidiana, quindi continuamente ci deve essere un'attenzione ai livelli dell'acqua e alla salute proprio anche ecologica di questo ambiente, per permettere poi anche ai visitatori, alle scuole, eccetera, di visitarlo e di viverlo e di preservarlo, perché anche con un turismo di questo tipo, slow e molto rispettoso, si aiuta un ambiente di questo tipo e il parco. E la cultura del sale immagino che sia un qualcosa che emoziona particolarmente il pubblico quando viene a conoscere quello che è il tragitto, il percorso per arrivare a un prodotto che oggi
è sulle tavole di tutti, ma che effettivamente ha un valore importantissimo. Sì, le escursioni che noi abbiamo chiamato caccia all'oro bianco, che si svolgono durante l'estate a bordo del trenino della Salina, con le guide della Salina, permettono proprio ai turisti e visitatori di vedere da vicino il processo di formazione del sale con i metodi tradizionali. Il nostro salinaro mostra tutti gli attrezzi e proprio come si raccoglie il sale e i turisti possono anche provare insomma questa esperienza ed è molto emozionante perché proprio un prodotto che per noi è così insomma alla portata di tutti i giorni, che diamo tanto per scontato, ci si rende veramente conto invece di quanta fatica ci sia dietro per ottenere insomma questo prodotto con i metodi tradizionali ovviamente e quanto sia emozionante viverlo in un ambiente di questo tipo, rispettando in pieno l'ambiente che appunto stiamo visitando in quel momento. Quindi possiamo dire per concludere che si esce più educati ecco, una volta che si è visitato questo percorso, questa salina. Sì, più educati, più innamorati secondo me di questi luoghi, perché io credo che proprio la passione e l'entusiasmo di questi luoghi permetta non solo a chi ci lavora, ma proprio anche a chi li visita di capirne l'importanza e il valore e quindi di rispettarlo. Ed è anche per questo che un ambiente di questo tipo viene visitato con gruppi organizzati, con delle guide, quindi c'è un programma e non è sempre accessibile, perché altrimenti non si manterrebbe in questo modo, non avrebbe questo valore anche ecologico. Che ha. Bisogna proprio questo connubio tra uomo e ambiente è molto delicato, è un ecosistema fragile che va rispettato, però se va rispettato e gestito nel modo giusto, poi veramente dà una grande soddisfazione e grandi emozioni, perché le persone che vengono a visitare la salina tornano sempre, portano amici, quindi è stato un crescere piano piano proprio tramite il passaparola, perché le persone si innamorano di questo posto, escono emozionate e credo che dall'emozione nasca veramente poi la passione, l'entusiasmo e la comprensione anche del valore di questi ambienti.